Io credo molto nei giovani, non fosse altro perché ho 3 figli, ma se non lo avessi sarebbe la stessa cosa, perché la mia prima esperienza lavorativa è stata da docente nelle scuole. Quindi credo che noi dobbiamo investire su questi ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di riferimenti e quindi le testimonianze di chi è inserito nel mondo del lavoro, che come me ha avuto la fortuna di fare un lavoro così particolare, sono essenziali per loro e per le scelte che poi si accingono a fare. L'altro aspetto è parlare della prova scientifica, perché appunto tutti i giorni siamo un po' stiracchiati di qua e di là e quindi tirati per la giacchetta per rispondere. Ma allora la prova scientifica, risolvere i casi criminali, riesce a trovare il vero colpevole oppure è addirittura fuorviante? E allora io credo che a dei ragazzi che si stanno formando, che hanno evidentemente poi una serie di informazioni spesso sbagliate, è necessario chiarire i limiti, è quello che abbiamo fatto oggi nel discutere insieme a loro quali sono i limiti e le possibilità della scienza. Però purtroppo in un paese come questo, in crisi economica e anche in crisi di valori, credo che possiamo solamente avere fiducia, continuare ognuno nel proprio ambito a fare il proprio dovere. Io sono felice di essere qui perché so quanto i docenti, ringrazio i docenti di questa scuola, quanto lavorano in condizioni difficili e spesso anche con stipendi che veramente offendono la cultura e l'impegno dei docenti stessi. Quindi significa che nel paese ci sono ancora risorse buone, tiriamole fuori per cercare di individuare, quando hanno fatto i ragazzi, quelle criticità, nella speranza, che dobbiamo sempre tenere desta, che la politica si riappropri delle proprie responsabilità e cominci a pensare quali sono le urgenze che in questo paese devono essere affrontate per tutelare almeno le cose più importanti della nostra società.